Buongiorno ragazzi su TikTok, buongiorno ragazzi su Instagram, buongiorno Sofì, si sta connettendo anche dall'altra parte, ciao Icatto, Barbara, buongiorno. Buongiorno Stefano, Gaetano. Eccomi qua. Buongiorno. Allora, buon pomeriggio a voi. Se non mi conoscete, sono Sara Tagliati, istruttore cinofilo professionista, esperta in modifica comportamentale. Quindi, se avete delle domande sugli sport cinofili da fare, non fatele a me perché non pratico più sport cinofili. Se avete delle curiosità o delle domande sui vostri cani, che possono riguardare il comportamento o l'addestramento in generale, siete nel posto giusto. Buonasera, Kawikatto. Bellissimo sto nome, mi piace un sacco. Buongiorno Sofì, buongiorno Tello, lagotto romagnolo. Non ti chiedo che cane hai, c'è il lagotto romagnolo. Io ho appena finito di lavorare e sono un po' in riserva di energie, sono un filo stanca, quindi magari oggi non sarò brillantissima durante la live, non che io brilli di solito, però insomma. Avevo bisogno di prendermi 5 minuti di pausa perché devo completare un lavoro per martedì, e però non ne la posso fare, quindi ho detto dai, facciamo due chiacchiere online. Buonasera Gemma. Ripeto per chi si è appena connesso, se avete delle domande da farmi sui vostri cani, siete nel posto giusto. Cercherò di saltellare un po' da TikTok a Instagram per dare risposta a tutti. L'account si chiama Istruzione Cinofila sia da una parte che dall'altra, e da adesso ho anche il chiocciola Istruzione Cinofila su YouTube. Era già Istruzione Cinofila, e che ora con la chiocciola potete taggare persino su YouTube. Allora, prima domanda. Buonasera, mi piacerebbe portare in giro il mio cane senza collare ma scappa. E, se sei in zona urbana è vietato per legge? Se comunque non hai un richiamo, te lo vieterebbe il buon senso di sganciare un cane che non torna al richiamo. Quindi la domanda è perché ti vuoi mettere in una situazione che già da te sai che non va bene. Quindi per quale ragione vuoi fare una cosa che ti mette nei guai o a te o al cane? No, mi sembra. Ciao Giada! Allora, siamo su per i ragazzi di Instagram, Giada Belviso Art, seguitela, è una disegnatrice di fumetti molto brava, mi ha fatto un disegno di Obi, l'avevo pubblicato tempo fa, magari lo ripubblico. Spettacolare! È il mio Obi, che anche Obi, poi ogni scarafone è bella mamma sua. Allora, sono Marilena, un cucciolo di Border Collie di 2 mesi. Cosa gli si può insegnare a ragionare? Zero comandi, non ti preoccupare fino a che non ha un anno giusto il seduto e un vieni. Non ti serve veramente nient'altro, ti serve un cane che sia in grado di sentire i comandi. Giusto questa mattina ho fatto una lezione con una cagnolina, una dalmata molto carina, che ha già fatto in realtà un percorso con un altro istruttore. Ha dei comandi che al solito funzionano solo quando non c'è nessun tipo di distrazione. Perché? Perché si sono concentrati su quello. Quando avete un cane di 2 mesi, indipendentemente dalla razza, ragazzi, prima si accende il cervello, gli si presenta al mondo, gli si insegna a non reagire agli stimoli e poi mettete tutti i comandi che volete. I comandi li fate anche con un cane adulto, la calma no. Quindi datevi delle priorità che vi siano utili. Buonasera, Rosalba. Allora, torno qui. Abito in campagna e lo porto in giardino, ma va per i fatti suoi. Devi lavorare sul richiamo prima di poter sganciare un cane. A dicembre mi arriva un bassotto di 2 mesi, abito in appartamento e i vicini potrebbero opporsi se il regolamento condominiale vieta l'ingresso dei cani, sì, cioè no, non puoi prendere un animale se è vietato, altrimenti no, non credo che ci deve essere proprio la norma espressa di fatto divieto di animali domestici. Se non c'è quella norma, no, non te lo possono vietare.
Però è tardiva la tua domanda, perché se il cane è già in arrivo e tu lo chiedi adesso, magari io avrei controllato prima di poterlo prendere e che non avere problemi dopo. Il mio cane di 14 mesi ha iniziato a leccare la pipì per strada insistentemente. Consigli? È un maschio? No, nessuno. Non strattonarlo via, lo fanno anche per semplicemente portare l'odore della pipì, tipicamente delle femmine, al vomero nasale. Può far schifo quanto volete, però i cani lo fanno. Questa mi piace. Il mio cane mangia le sue feci e del gatto, non ha carenze di sali. Come fai a sapere che non ha carenze di sali? E comunque andrei a indagare, perché il fatto che possa mangiare delle cacche di gatto ci sta, il fatto che mangi delle sue cacche un po' meno, magari ha carenze di altro. E quindi quando vanno in modo ossessivo a fare un comportamento di questo tipo, un motivo c'è sempre. Se il veterinario ha escluso motivazioni mediche, dovete indagare su che attività fa il cane, quanto tempo libero ha, la sua vita. È di qualità? Sì, no, e siate onesti, perché se passate fuori tutto il tempo dedicate mai nulla al vostro cane o le attività che fa sono sempre di basso impatto e basso livello, ci sta che a una certa si trovi lui quello che può fare, e quello che possono fare a noi difficilmente piace. Le condotte scorrette dei cani possono essere tutte cambiate o ci sono cani recuperabili, perdona il termine, dipende cosa intendi per condotta. E poi fammi un esempio di qualcosa di scorretto per te, perché alcune cose si possono lavorare, altre no. Come si fa a lavorare sulla calma? Facendogliela provare, soprattutto con cani come quello della domanda prima, un border collie che ha già praticamente il piede sull'acceleratore buttato così tipo mattone. Bucci, e vanno a 800 all'ora. Io cerco di rinforzare ogni singolo stato di calma e nei cuccioli ci lavoro. Faccio in modo di aumentare le ore di calma, di sonno, come fosse un bambino piccolo. Io gli faccio fare la nanna, decido io gli orari proprio a calendario: dalle alle si fa la nanna, dalle alle si fa l'attività, e poi nanna, e poi attività, e poi nanna, e poi attività. Quello che spesso succede è che noi i cani li tiriamo fuori dagli stracci, soprattutto i cuccioli. Li portiamo ovunque, gli facciamo fare qualunque cosa, bla bla bla, e poi quando perdono letteralmente il senno della ragione, scopriamo che forse avremmo dovuto fare dell'altro. La calma si impara provandola, esattamente come l'agitazione, il che significa che se il cane è sempre agitato, state allenando lo stato dell'agitazione e non della calma. Torno dall'altra parte, ovvio che se chi mi affitta la casa non vuole, non me la dà e io non l'affitto, ma non sono contratti regolari, no, no. Io come proprietario di casa posso decidere che ti impongo di accettare una regola che tu non porti in casa mia un animale domestico, e non c'è avvocato che tenga, è una proprietà privata, e se tu firmi il contratto per cui tu accetti questo vincolo, il contratto non è più valido e tu devi pagare la penale se porti un animale. Te lo dico per certo, perché informati, ma non è una regola condominiale e basta, è una cosa che vale anche per il proprietario. Se la casa è tua e nel regolamento condominiale non c'è una norma specifica, problemi zero, nessuno te lo può impedire, a meno di far cambiare tutto il regolamento condominiale, ma c'è tutta una procedura particolare, bisogna indire l'assemblea, bla 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 bla. Ma se il proprietario della casa dice qui cani, non ne cani, gatti, non entrano, non entrano, vi buttano fuori, cioè, ve lo dico perché, e poi ci perdete anche, dovete pagare una sorta di penale, non so quanto, chiedete a un avvocato. A maggio arriverà un bebè in famiglia, una barboncina di 16 mesi. Come aiutarla alla novità? Io offro consulenza online per questo tipo di lavoro. Ho diversi cani che sono diventati big brother pelosi di molti bambini. Alcuni sono già nati, qualcuno è in arrivo.
Dipende da dove vivi, quello che si fa. Io generalmente insegno ai cani ad andare in un posto a comando per permettere alla mamma di allattare con calma, cambiare pannolini, ok? E di distinguere sostanzialmente quelli che sono i giochi del bambino e i giochi del cane. E poi quando iniziano a gattonare spesso ci si rivede perché è quello il momento in cui arrivano i problemi, quelli divertenti. Buongiorno Agnese. Buongiorno, Tokyo Dorian. Buonasera, il mio cane quando si guarda allo specchio diventa aggressivo. Di solito si riconoscono. Un cucciolo che cerca di montare una persona andrebbe corretto in qualche modo? No, dipende dalla situazione. Spesso la monta è un semplice stato di eccitazione. Bisogna capire perché il cucciolo è così fuori dagli stracci e magari non portarlo a quel livello e semplicemente lo sposti e lo metti giù. Spesso le correzioni sono e sono peggio di quello che fa il cane, eh? I bulldog francesi sono dei cani difficili da gestire? No, a meno che non abbiano altri problemi oltre a quelli di salute fisici a cui sono condannati, di solito no. Non li amo perché non sono proprio i cani più felici del mondo. Quanto puoi vivere felice non respirando per tipo tutta la tua vita? Quindi non amo questo tipo di razza. Quanto lunghe devono essere le passeggiate giornaliere per soddisfare il cane? Dipende dal cane, cioè se stiamo parlando di, faccio lì un esempio, un bovaro del Bernese adulto, 20 minuti e ti dice senti bello, bello, ma anche basta. Stiamo parlando di un Jack Russell che è microscopico e tutti pensavano, un cane piccolo lo prende in un appartamento, dopo 2 ore ti guarda e ti dice no, ma senti, cos'è oggi? Riscaldamento? Ecco, dipende da che tipo di cane è, da che età, da che tipo di attività, insomma, l'abbiamo anche abituato perché poi un cane che non esce mai, per quanto possa aver bisogno di farlo, a una certa cioè, gli crolla. Cioè, ecco, io ho visto dei pastori tedeschi con assolutamente zero muscoli perché mai portati in giro dopo 200 metri e letteralmente si sedevano, ma perché a livello muscolare non reggevano. Basta al cane? No, ma perché erano stati deprivati prima, quindi anche lì è una domanda molto generica. Buonasera, il mio cane quando si guarda allo specchio, già visto? Mi dicono che pensa sia un altro cane. Ma con gli altri. Ah no, no, sullo specchio non credo che creda sia un altro cane, si riconoscono, eh. Maria Chiara, buonasera. Il mio barboncino di 2 anni spesso mi ringhia. C'è un metodo per correggerlo? Perché dovresti correggerlo? Mai sgridare un cane che ringhia. E il ringhio è una comunicazione, per quanto negativa che sia, ti sta dicendo delle cose. Se tu lo correggi e lui smette di dirti delle cose, non è che ha smesso di farsele girare. Ha smesso di avvisarti che magari vuole morderti. Cerca di capire qualcosa di più di comunicazione canina, perché se fai una domanda del genere e hai un cane di 2 anni, siamo un po' messi a Houston, abbiamo un problema. E cerca qualcuno che ti possa aiutare, ad imparare a gestire una cosa di questo tipo. Perché il tuo cane arriva addirittura al ringhio per comunicare con te? Il ringhio è come se io mi mettessi a urlare, eh? Se alzo la voce perché ritengo magari inefficace il tipo di comunicazione che ho fatto prima, ma se vengo ascoltata o comunque quello che dico da qualche parte sortisce effetto, non vedo perché alzare la voce, lo fanno anche i cani. Mi sono avvicinata al cane di solito buonissimo, mentre stava sul suo cuscino apparentemente sveglio, mi ha morso nel naso. Dopo 2 secondi mi faceva le feste. Che devo fare? Allora, non capisco come un cane che è sdraiato su un cuscino possa morderti sul naso. Tu avevi lì la faccia, non capisco perché tu vada da un cane che dorme. Il famoso detto non svegliare il cane che dorme, ogni tanto i detti dei vecchi hanno senso. E ti faceva le feste, dubito, dubito fortemente. Probabilmente o è andato un po' in sbatti perché si è accorto di averti morso, o semplicemente ti diceva se ti avvicina la prossima volta te lo stacco col naso, che è a volte più probabile. Il mio monta gli stracci e asciugamani quando gioca, ci sta, probabilmente va in un'eccitazione eccessiva e ci sta.
Giada, con aria uso un guinzaglio di 3 metri, brava. Quando passo da 3 a 1,5 o 1 per esigenze fisiche, esempio passare, può essere una buona idea dare un comando di indicazione che avrà meno spazio. In realtà io l'indicazione la do solo per, non per la lunghezza del guinzaglio, ma per come mi muovo io. Quindi se la vuoi mettere, mettila. Tra l'altro aria. Io ho fatto delle lezioni online con lei, non l'ho mai vista dal vivo, però so che è un cane che con le parole è molto molto brava. Puoi anticipare semplicemente la parola di prossimità, la decidi tu, e poi esegui letteralmente il comando. Quindi diventa informativo, cioè tu dici al cane quello che tu stai per fare e il cane segue. A una certa basterà dire la parola e sarà il cane che fa tutta la sequenza da sola, senza che tu nemmeno debba recuperare l'unghina, però male non fa, dalle indicazioni. Australian Shepherd come prima esperienza può andare intensa, intensa, e oserei chiederti. Perché un Australian? Che tipo di lavoro vuoi fare? Che tipo di fisicità hai tu? Che tipo di famiglia avete? Che cosa ci vuoi fare con questo cane? Perché magari è un, ma sì, dai, non è male, ma magari ti posso anche dire, anche no. Le consulenze di preadozione vertono non tanto sul che razza vi posso consigliare, ma cercare di aiutarvi a capire che tipo di aspettative potete avere da determinati tipi di cani. Perché ogni tanto arrivano persone al campo che io vedo scendere il cane dalla macchina e dico: Oh mio Dio, siamo nei guai! E loro, cioè, sostanzialmente mi guardano e dicono: Ah, ma Sara, a me l'allevatore questa cosa non me l'ha detta, e chissà perché. Quindi, e per soddisfare un bulldog francese di 1 anno, anche perché inizia a faticare a respirare, e per soddisfarlo è un bel dramma, perché loro sono giovani, pieni di energie e non respirano dopo 100 metri. Quindi non lo so, io di mio vi. No, stavo per dire una cosa cattiva, non è colpa del cane se è stato selezionato in quel modo. Cercherei comunque di parlare col veterinario per migliorare al massimo la qualità di vita per quanto possibile, e valuterei il fatto di smetterla di prendere cani selezionati per stare male tutta la vita, perché è tutto fuorché qualcosa di sano. Infatti, queste razze sono fortunatamente vietate adesso in alcune nazioni. È vietato proprio allevare certi brachicefali. E con alcuni brachicefali, ad esempio il bulldog francese, non puoi facilmente viaggiare perché non ti fanno entrare in certe nazioni. Cioè c'è proprio il divieto. Il mio ringhia per dire stop, non mi toccare, o altri cecoslovacchi comunicano molto bene. Sì, però anche un cecoslovacco comunica molto prima di arrivare, anche molto prima di arrivare al ringhio. Quindi se il tuo arriva al ringhio, o tu hai ignorato quello che dice prima, o non te ne sei proprio accorta di quello che diceva. E quindi boh, cercherei di capirlo un po' di più, cioè interpretare un filo meglio quello che fa il cane. Torno su Instagram. La mia cagnolina, quando devo mettere la pettorina per uscire a passeggio, inizia a saltare e tirarla. Non vuole uscire, preferisce giocare, è così su di gire l'idea di uscire che non si concentra. Allora, può essere un insieme di cose. È uno dei problemi più comuni, il fatto che io mi avvicino al cane con la pettorina e non si fa prendere, corrono in giro, alcuni si vanno a nascondere, quasi terrorizzati, e quasi tutti poi si rilassano e parte la passeggiata. È probabilmente uno scarico di eccitazione. Ciao Mescali Graphic, come va Merlino? È uno scarico probabilmente di eccitazione. I cani comunicano con il corpo, cioè nel modo in cui loro si muovono stanno comunicando. Quando è un'emozione molto intensa, positiva o negativa che sia, ogni tanto vanno letteralmente a flippare in giro. Le razze da cui sei più affascinata? Quelle sane, appunto. Quindi brachicefali non sono proprio al top della mia lista. Il mio ringhio per dire stop, visto, l'autocontrollo è insito nei cani e può essere migliorato sempre autocontrollo.
Allora, l'autocontrollo è insito se glielo insegni, come nelle persone, perché i piccoli, i bambini, i cuccioli non hanno la corteccia prefrontale formata alla loro nascita. Continua il loro sviluppo, nell'umano tra l'altro va avanti per tipo intorno ai 20 anni e nel cane uguale, il che significa che io provo un'emozione, ne sono completamente preda, non ne ho il controllo e come faccio a inserire il controllo in questo? Con l'educazione. Con i cani si fa lo stesso identico lavoro che si deve fare con un piccolo di umano, con un bambino. A livello di emozione non cambia tanto la fazenda, quello che cambia è come noi inseriamo questo tipo di educazione, perché col cane non puoi parlare, devi agire in modo più lineare, azione, reazione. Per quello dico, volete insegnare la calma, dovete far provare la calma al cane. Vi faccio vedere una cosa, prima su Instagram e poi sposto il cellulare di TikTok perché sennò crolla tutto. Giro e non so se si può fare. Vediamo, qua c'è Obi e sta dormendo. Eccolo lì, adesso ve lo faccio vedere. Sono in una stanza in ristrutturazione, per quello che è un po' un casino. Purtroppo qui devo girare. Eccolo qui, il mio ragazzo. Per i ragazzi di... Eccola, tac. Quindi, cosa sta facendo Obi? Gli ho dato un comando di dormire? No, l'ho allenato alla calma fin da piccolo, fin da cucciolo. E quando io sono davanti alla scrivania col computer o i cellulari accesi, lui va in off perché è diventata la nostra abitudine e lui è un cane da lavoro. Quindi è un cane ad alta intensità, non è un cane facile da calmare, però si può fare se si lavora. Cioè, non viene gratis questo, eh. Allora, Ambra, mi è capitato che un cucciolo di un mio amico ha preso il mio braccio come manicotto e non lo mollava. Come avrei dovuto comportarmi? Io mi sono immobilizzata e lui continuava a essere in presa. Con molta calma vai, apri letteralmente la bocca mettendo le dita intorno alle labbra, premi in giù quando aprono senza forza, senza che gli sposti la bocca e magari dai qualcos'altro oltre al tuo braccio. Però non avresti dovuto neanche do toglierlo tu, magari il proprietario del cane che interviene spostandolo. Se il cucciolo è molto piccolo, una cosa non carinissima da fare, però funziona ed è anche più immediata, sollevare il cucciolo e inclinarlo appena appena verso il basso. Di solito questo fa sì che aprano la bocca. Bisogna capire se è un gioco e bisogna comunque insegnargli a non giocare in quel modo lì. Il consiglio che do, non urlate, no, basta, smettila, ecco, quello toglietelo che non va bene. Border Collie di 9 mesi, bravissimo, ma quando vede un cane inizia a abbaiare e ha fatto il corso, dove probabilmente ha visto altri cani e ha imparato a reagire a ogni cane che vedeva. Non lo so, lo butto lì. Se un cane vede un altro cane e parte in stimolo, significa che la socializzazione non è arrivata dove doveva. Socializzare un cane non significa farlo giocare, significa insegnargli a ignorare uno stimolo. Obi ha dei cani su cui fa fatica, proprio perché lo fanno reagire di suo, però sono 3-4 cani. Se io in una strada di città vedo 10 cani che lui non ha mai visto prima e nessuno di questi è una chita, per me è molto 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 facile dirgli no, sei legato, proseguiamo, ma lui proprio li guarda e prosegue e quindi non c'è problema. Vedo che c'è un problema su Instagram, spero che si riconnetta. Ciao, non so più, ho perso il tuo consiglio. Rieccomi su Instagram, scusate, è andata giù la live. Allora, riparto su TikTok. Come addestrare un carlino al suono del citofono? Ha già 5 anni, vorrei dire come desensibilizzare, perché probabilmente appena suona parte in abbaio. Se ha già 5 anni, l'unica cosa che posso dirti è contatta un istruttore e fai il percorso con lui, perché se hai allenato l'errore per 5 anni in 5 minuti e con una domanda su TikTok non vai da nessuna parte. Il trucco più veloce che posso consigliarti è... sono serissima, cambia il suono di campanello, proprio cambi il baracchino e fai in modo di non cadere nell'associazione che il cane ha già fatto, però ci devi lavorare. Chiudo.
chiedi consiglio a un istruttore in zona, se vuoi questo è semplice addestramento, ti posso dare una mano anche online. Se volete lavorare con me e siete distanti, online alcune cose si possono fare, non tutte. Andando sul sito, compilando il modulo, mi descrivete un po' il vostro problema e sarò onestissima a dirvi sì, questo si può fare anche online oppure no, questo in online non si può. Però ad esempio il campanello, qualche dritta molto mirata si può fare e la sessione la facciamo insieme, però dovete essere in due perché uno deve essere fuori attaccato al campanello. Berlino è stata una settimana dalla dog sitter e quando siamo tornati è come se fosse peggiorato, ha di nuovo paura e ieri siamo dovuti andare via. Posso no, Questa cosa non è buona. Allora, so che sei tu, possiamo provare a sentirci più che altro per capire se e come la dog sitter può aver creato un problema. Riguarderò magari la vostra scheda per farmi venire un'idea al volo. Se mi viene un'idea ti scrivo anche su WhatsApp, però magari una talk potrebbe non essere male. Buon pomeriggio, come croccette va bene Monge? Non ne ho idea. Ah, non uso croccette da almeno 15 anni. B, non sono un esperto di nutrizione. Quindi chiedete, fate queste domande a veterinari esperti in nutrizione o nutrizionisti animali che possono darvi tutte le indicazioni. Ciao, la mia Golden di 9 mesi da qualche giorno rientro dalla passeggiata, morde il guinzaglio. Boh, sarà nervosa, c'è stato brutto tempo, forse c'è brutto tempo adesso in questo periodo. Quando ha fatto il calore, tipo 2 mesi fa e quindi siamo in gravidanza isterica, ci sono un milione di domande che mi servirebbe farvi per poter anche solo vagamente avere un'idea di qual è il problema. Quindi non saprei aiutarti. La mia cagnolina invece appena vede la pettorina scappa, anche tutte le volte, eh sì, questa è la cosa più comune, che scappano. Come evitare che il cane disturbi e salti addosso mentre siamo a tavola a mangiare? Insegnagli ad andare in un posto alternativo, un cuscino, una sua cuccetta, quello che è, e quando voi iniziate il pasto le chiedete di andare là. È una cosa che posso insegnare anche online, si può assolutamente fare e con una settimana di lavoro dovreste farlo. Tutta la procedura per sistemare il problema del cane al tavolo l'ho descritta per filo e per segno nel libro Cino Viaggio. Se siete iscritti ai vari abbonamenti di Audible o dei PDF, ve lo potete scaricare anche gratuitamente da Amazon. Quindi a costo zero ti trovi tutto punto per punto quello che dovete fare. Sono rimasta un po' sul generico perché non sapevo chi avrebbe letto il libro, però la procedura descritta è tecnicamente funzionante, quindi dovreste portare a casa il risultato. E lo so perché molte persone mi hanno scritto: ah, ma sai, guarda che l'ho fatto, funziona, e ce lo so che funziona. Quindi quello è un problema che anche in autonomia, leggendo proprio passo passo, dovreste vedere tutto. Nel libro c'è scritto: prima di mettere in atto tutti i consigli, dovete leggerli tutti, poi risalire e ricominciare dal punto 1. Questo è importante, se no pasticciate. Perché il mio Jack Russell di 4 mesi, quando prende le cose da terra, non vuole lasciarle nemmeno per i biscottini? Perché tu sei un rompiscatole che gli porti via tutto quello che a lui piace. E quindi quello che lui ha vale di più e il tuo biscotto non è un premio, ma è una punizione. Attenti che il cibo non è sempre un premio, eh? Ciao Simona. Hai fatto l'ordine di quella macchina di tortura? Ah, hai già uscito Obi? Sì, ho già uscito Obi. In realtà l'ho anche proprio stremato. Abbiamo fatto anche un po' di lavoro oggi. Quanto tempo si impegna per socializzare un cane mal socializzato? Non è detto che tu ci riesca. La socializzazione chiude a 12 settimane di vita, quello che c'è, quello che non c'è, dipende dall'individuo. E per dipende dall'individuo intendo veramente, dobbiamo contare solo ed esclusivamente sulla risorsa del cane. Non c'è istruttore che tenga, non c'è metodo che tenga. Alcuni cani non hanno l'elasticità, per potersi adattare a stimoli che non hanno visto all'interno di questa fascia di età, quindi entro i 4 mesi di vita.
E quindi quanto tempo si impiega a risocializzare un cane? Anche tutta la vita del cane, e comunque fallisci. Poi con alcuni invece non hai problemi, il cane è cresciuto in un garage chiuso senza vedere nulla, esce, è fantastico, preciso, perfetto, ma quella la chiamo botta di culo, non la chiamo socializzazione. Grazie Andy per i complimenti. Ciao, cane adulto boxer che persiste nel fare i suoi bisogni di fianco alla cuccia pur uscendo. C'è qualcosa che non va. Nessun cane sporca dove vive, nessun cane adulto sano sporca dove vive. Non lo fanno nemmeno quando sono chiusi nei box del canile. Figuriamo, e lì di sano non hanno nulla. Se il cane vive in casa, qualcosa non va. Magari ti mando un messaggio e ti spiego meglio, così qualche dettaglio in più. Ciao Ross, ci vediamo domani con Ross e Willy. Willy l'avrete probabilmente visto in qualche filmato con Obi. Non so se ho pubblicato qualcosa. Quali sono le problematiche più difficili da correggere nei cani? È mai capitato di perdere le speranze? Sì. Più che altro quando, non tanto di perdere le speranze, ma ci sono dei binomi che proprio non vanno. E ci sono dei mix che non sono fattibili, tecnicamente non sono fattibili. Mi sono capitati cani molto intensi, e per molto intensi intendo cani da lavoro difficili da gestire anche per un tecnico, in mano a persone senza nessuna esperienza, magari di una certa età. Come la risolvi? Cioè, non è che il cane ha un problema e nemmeno i proprietari hanno un problema, è che semplicemente non puoi dare una Ferrari a un neopatentato e pensare che non si schianti sul primo muro. Punto. Queste sono le cose che mi fanno, mi mettono un pochettino più in difficoltà. Poi ci sono dei casi in cui è difficile intervenire, però non è detto, Lale, c'è una Lale, ciao Lale. La Lale è una grandissima grafica che ogni tanto mi aiuta, è lei che ha disegnato il mio logo, ha ridisegnato il mio logo. Che attività faccio con Obi? Do as I do, riconoscimento oggetti, adesso attività olfattiva. Pochissimo altro in più. Quest'estate soprattutto propriocettività, un po' di palestra perché sono anche istruttore canine cross training, però non faccio molto più di così. Mi sto concentrando su un lavoro nuovo e sto facendo un po' di sperimentazioni per lui per aiutare una ragazza che è in live adesso su Instagram, ed è un bel progetto, ci gioco un po'. Sto imparando cose nuove. Cosa tratto nel libro nello specifico? Magari l'ho già detto, ma me lo sono perso. Allora, il libro si intitola Cino Viaggio, lo trovate, credo anche di aver messo una storia ieri, forse su Instagram è ancora online. È un libro che parla soprattutto di viaggi, cani in viaggio con noi, letteralmente in vacanza. In realtà ci sono delle cose di gestione comune, quotidiana, ad esempio non disturbare a tavola, che ho approfondito un po' di più perché chi viaggia ha probabilmente il cane con sé, soprattutto durante l'estate, perché non posso lasciare il cane fuori dal ristorante, fa troppo caldo. Queste sono le cose che ho inserito nel libro. Stai scrivendo altri libri? Ho già scritto altri libri, non ho idea se li pubblicherò, però c'è già dell'altro. Ho un libro in mente che forse mi metterò dietro a lavorare, però per ora è presto. La mia Jack Russell di 6 anni fa gli incubi la notte, si fa la pipì sotto. Che fare? Beh, dice no, diabete. Non capisco cosa c'entri la pipì con il diabete. Io cercherei di indagare di più perché un cane di notte è sterilizzata. Perché se è sterilizzata, mi spiace la diretta Instagram, vedo che è un po' ballerina. Se è sterilizzata, forse quello è la cosa che ha creato un problema. Chiederei un consulto comunque, uno un veterinario e poi un esperto di modifica comportamentale, che può essere un veterinario ma comportamentalista, oppure una persona come me, un istruttore specializzato in modifica comportamentale. Se fanno tutte le discipline del mondo,
controllate che abbiano anche delle reali competenze a livello comportamentale, perché non è così. Cucciola, 6 mesi inizia a tenere un po' più i bisogni, ma ancora la fa in casa. Siamo nei tempi? No, siete già fuori. Un cucciolo smette di farla in casa intorno ai 5 mesi, 5 mesi e mezzo. 6 mesi se non avete il giardino, però siete un po' in ritardo. Ritardo poi, non è una corsa. Yes, sono in attesa di riceverla. Bene. Ha qualche consiglio da darmi per non far scappare la mia cagnolina dalla pettorina? Cambia pettorina, perché se riesce a divincolarsi non è la pettorina che fa per lei. E la domanda è: perché scappa dalla pettorina? Perché non è tranquilla in passeggiata? Quando risolvi queste due domande, puoi metterle qualunque tipo di pettorina a collare o anche nulla, il cane non si allontanerà da te. Però io cercherei di capire perché il cane fa questo tipo di cosa, perché si divincola, perché anziché venire verso di te tende ad allontanarsi. Ci sono razze con cui si hanno più problemi a lavorare? No, non credo. Ogni razza a sé, ogni individuo a sé, dire razze in questo senso non dà molte indicazioni. Ho visto cani meticci fantastici, cani meticci terribili, cani di razza fantastici, cani di razza terribili, e l'individuo e poi razza terribili, e l'individuo e poi dipende cosa nuovamente stiamo facendo con il cane. Se i bisogni principali, parlo di te, sì, Lale, parlo di te. Se i bisogni principali del cane sono soddisfatti, non vedo dove c'è il problema. Obi è un cane davvero molto intelligente, complimenti. L'intelligenza non è dovuta a me. Farò i complimenti alla sua allevatrice. Io vorrei capire se prima di farla uscire è meglio farle fare un'attività più rilassante come rosicchiare un masticativo e poi uscire. Potrebbe essere utile, dipende dal cane. Ci sono cani che escono e si agitano, punto, e ci sono cani che si calmano più facilmente al rientro. Non lo so, dipende anche ogni quante volte esce. La vet comportamentalista suggerisce per Peter di lavorare con un educatore per modifica comportamentale. Eh sì, ci sta Silvio. Anche perché in autonomia certi lavori non si riesce a farli. E mi spiace di non avere qualcuno su Parma. Come scegliere dalle recensioni, dal curriculum, dalle telefonate, guardando se hanno pubblicato dei filmati o andando in persona a conoscere cioè proprio a chiedere, posso venire a fare due chiacchiere? Ad esempio, a me ogni tanto mi viene chiesto di venire proprio letteralmente a conoscermi. Non permetto alle persone di presenziare alle lezioni, perché le mie lezioni il 99% sono individuali. Però, ad esempio, domani ho un gruppo. Se qualcuno mi chiedesse, posso presenziare al gruppo? Ma sì, vieni che offro il caffè anche a te. Ma non è una lezione vera e propria, è una cosa un po' differente. Sì, pubblicali. Incontrarsi ogni sera con lo stesso cane amico con cui giocano un sacco, una cosa positiva? Assolutamente sì. Ciao, il taglia, ma sei anche su Instagram. Cioè, tu che non sei assolutamente social, sei così social. I cani amici sono risorse molto importanti per i nostri cani, quindi se potete procurare dei cani amici per i vostri cani, ben venga. Vediamo. Il cane di 1 anno e 2 mesi che non riesce a rimanere solo in casa nonostante addestramento, hai proprio toppato parola. Non c'entra l'addestramento. Io conosco cani super mega iper addestrati che hanno crisi di ansia. Perché? Perché tutta la parte di socializzazione, abituazione e gestione quotidiana del cane non andavano bene. Se pensate di poter gestire tutta la vita con l'addestramento, quindi forse hai usato una parola errata, me ne rendo conto, ma con dei comandi, uno stato emotivo, quanto resterete delusi? Quanto resterete delusi? Mi potrebbe consigliare dei libri che trattino di cinofilia? E solo ho già letto, molto interessante. Allora, io ho un canale, ho aperto un piccolo canale di Amazon e ho messo qualche testo, sono pochi, me ne rendo conto, però sono i pochi libri su cui davvero non ho nessun appunto da fare.
Tutti gli altri ce ne sono di molto buoni, ma non me la sento di sponsorizzarli senza delle note a margine. Siccome io non posso mettere note a margine su testi che non vi sto consigliando direttamente, preferisco non sponsorizzarli. Quindi, se volete vedere quali sono i testi che consiglio io, andate su amazon.it/shop. /istruzione cinofila. C'è una cartella con scritto letture, sono pochi, credo che siano 4-5, non credo siano tanti di più, però lì trovate. Sto guardando se riesco a entrare per voi, vi leggo anche già i titoli che ho inserito. Non sono così per critica, eh. È che su alcuni libri che anche mi piacciono ci sono delle cose che o non sono scientificamente validate o non condivido o dei metodi un po' particolari o cose che... No, beh, qualche libro in più l'ho messo. Allora, sono quasi tutti libri scritti da... No, non è vero, ci sono tre persone che non hanno nessuna attinenza con la cinofilia diretta, però sono tutti libri scritti da persone che comunque nel settore sanno quello che dicono. Tolto un autore italiano, e tolto il mio perché perdonatemi, sulla mia cartella sponsorizzo il mio libro, in pieno conflitto di interessi. Tolto un singolo italiano, tutti gli altri sono di autori stranieri e l'ho fatto un pochettino anche apposta, perché se inizio a sponsorizzare il libro di un collega, e ho colleghi che hanno scritto libri anche molto belli, poi mi fa brutto non consigliare quelli degli altri. Quindi per buon quieto vivere io salto tutto. Ma un gruppo per fare socializzazione, più che altro un gruppo Vandali. Domani è proprio gruppo Vandali e giochiamo perché sono... tre maschi amici di Hobby e ci troviamo a darci un po' di botte canine. Botte canine, quelle buone. Consigli su come spronare un cucciolo di 5 mesi in passeggiata. Fa fatica a camminare, a volte si blocca e non cammina più. No. Va visto, e se un cucciolo ha bisogno di prendere più tempo a guardarsi intorno, che non sono io quella che lo sprona. Anzi, io sono quella che ti dice segui il cane. Punto. A meno che non ti tiri in mezzo alla strada, ecco, in quel caso no, no, non seguirlo. Però io sono molto easy, molto rilassata, soprattutto con i cuccioli, da passeggiate per loro. Non sono io quella che sta lì a crearsi dei problemi su questo. La VET si è prefissa di intervistare eventuali educatori per capire competenza. Buona cosa della VET. Io quando mi sono presentata tanti anni fa ormai ai veterinari di zona ho quasi sempre trovato le porte aperte, tranne da un veterinario con cui non ho mai poi più collaborato ed in effetti collabora con istruttori che io fingo di non conoscere, e tutti gli altri mi hanno ascoltata, accolta, si sono letti il mio curriculum e negli anni qualcuno poi effettivamente si è creato una buona collaborazione. Parlo di veterinari generici. Sui veterinari comportamentalisti mi sono presentata in modo più formale. Guardi, io ho questa competenza, questo è il mio curriculum, se vuole possiamo provare a collaborare, anche perché l'istruttore da solo non va da nessuna parte, il veterinario da solo non va da nessuna parte, quindi questa rete serve quando un veterinario comportamentalista o un istruttore esperto in modifica comportamentale vi dice: ah, io faccio tutto da solo, via, perché non è vero. O lavorano semplici casi proprio non patologici o non sanno quello che stanno dicendo. Quindi io in un caso o nell'altro prenderei e andrei. Cosa posso fare se il mio lagotto non vuole essere toelettato? Ci devi lavorare, però spetta al proprietario l'onere di toelettare un cane, non spetta ai, come si dice, no, non spetta ai toelettatori. Buonasera, i bulli. Allora, ultima raffica di domande. Peccato salta la connessione, sì, sudo TikTok è più stabile ragazzi, questa sera non so come mai, sono sotto lo stesso wifi, ma credo sia un problema di Instagram, perché TikTok sta andando via, che è uno spettacolo.
Ma se viene attaccato non lascia? Aspetta, 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 che è morbido quel maglioncino che indossi, pura plastica, assolutamente, è un pile terribile della Decathlon, pieno di peli di cane, a fine giornata. Ma se viene attaccato non lascia più la presa, infatti non riesco più a passeggio con troppi cani sciolti. Gina, il mio cane è un misto tra un Amstaff e Pitbull, ha 5 anni ma è sentito abbaiare e ringhiare. Allora, fermo restando che geneticamente gli Amstaff e i Pitbull sono la stessa identica cosa, è che un giorno si sono messi a tavolino e hanno deciso che avrebbero cambiato il nome perché questo è, e andrebbe saputo, ed è un cane da presa. Sia gli Amstaff che i Pitbull, che sono lo stesso cane, sono cani da presa, e quindi è ovvio che quando chiudono la bocca poi non la riaprono. Mi spiace che hai problemi con i cani in giro. C'è modo per preparare un cane che ha il terrore del veterinario a un intervento di sterilizzazione? No, no, puoi lavorare sul medical training, segnali di cooperazione, cercare di insegnare al cane a stare il più tranquillo possibile dal veterinario, però stiamo parlando di un intervento e la cosa migliore da fare è chiedere al veterinario se ti chiama magari in procedura di risveglio, in modo che quando il cane è in quella via di mezzo fra sono sveglio oppure no, già inizia a sentire il tuo odore. Se ti dice di no per questioni mediche, pratiche, a volte le cliniche sono anche molto piccole, gli dai tu una copertina quando gli consegni il cane e gli dici guarda, mettilo lì, almeno sente l'odore. Non puoi fare molto più di così. I cani possono avere problemi mentali e i sintomi sono come i nostri. Allora, tutti i cani possono avere dei problemi di comportamento dati da magari gestioni non appropriate. E quindi assolutamente, assolutamente sì. Con i peli neri no problem. Ho capito, però oggi ho lavorato solo con cani quasi chiari. Sì, una dalmata, una Rhodesian, poi l'Amstaff, poi tutti chiari oggi, tranne Obi, tutti cani chiari. Il mio bulldog ha sempre gli occhietti rossi, potrebbe essere un problema del terza palpebra? Questa è una domanda per un veterinario e la domanda è sì, cioè, domanda no, la risposta è può essere, è verosimile, mettiamola così. Simona, vedo che sei saltata dall'altra parte. Allora, ragazzi, cos'è comportamento da cucciolo e cosa va tenuto monitorato? Non ho capito. In che senso? Agnese. Sconsigli i borzoi per la prima esperienza? Dipende da cosa ci vuoi fare, da dove vivi, da che attività fai, perché vuoi questo tipo di cane che non è neanche più così tanto comune, quindi le linee di sangue sono abbastanza chiuse, cioè un cane estremamente specifico. Io credo che saranno almeno 5 anni che non ne lavoro uno, forse anche di più. Però no, non. Io allora, anche alla prima esperienza, vi potrei dire, vi volete buttare nei guai e prendere un cane super mega intenso, va bene, però di che tipo di attività stiamo parlando, che tipo di vita fate, che cosa siete in grado di dare al cane, anche in quantità di tempo. Queste sono le domande a cui cerco di dare risposte. In base a quelle risposte, vi so dire se un cane può essere una buona idea oppure no. Io ho un Malamute, tende però, vi ha ragione, a tirare molto. Quale guinzaglio potrebbe essere d'aiuto? Non dovrebbe tirare molto. Perché il fatto che sia un cane che può venire utilizzato anche per trainare, trainare non è tirare, non vedo perché tiri in un contesto in cui non gli viene chiesto di farlo. Quindi non lo so. Io il guinzaglio che uso generalmente è da 3 metri, perché sono pigra e mi piace usare le lunghine. Però non ti direi di usare un 3 metri con un Malamute perché come minimo ti tira fuori la clavicola se non sai usare il guinzaglio e non è comunque partendo dal guinzaglio che risolvi il problema, cioè non è così che funziona. Però quando si può dire fa così perché è un cucciolo, ah, e scusarlo, mai.
Mai, nel senso che ci sono degli atteggiamenti, tipo faccio un esempio Agnese, la pipì in casa, per i primi 3-4 mesi è normale, e non perché è un cucciolo, perché per me è davvero normale, non hanno controllo negli sfinteri, lo stanno costruendo e io ci lavoro. Quello stesso comportamento a un anno. Non va bene, c'è qualcosa che è andato storto. Il morso, tutti i cuccioli mordono, tutti, nessuno escluso. E tutti i proprietari si lamentano di questa cosa e vengono e mi dicono: ah, io l'ho sgridato, ah, l'ho sgridato. Cazzo, l'ho sgridato, Fabio, è un cucciolo, tutti i cuccioli mordono. Dobbiamo insegnargli a gestire anche la bocca, poi hanno il fastidio ai denti, eccetera, eccetera. Però a un anno e mezzo anche il mordere è una cosa che non ha molto senso. Non mi piace che un cucciolo si lanci verso chiunque, sconosciuto, non conosciuto, perché va bene essere socievoli e sociali, però una certa, un minimo di remora per la tua stessa vita dovresti averla. Quindi lo fa perché è un cucciolo? Forse no, non lo so, è troppo spavalderia, un po' prepotente. Quindi ci sono una serie di cose che sono sempre normali, sempre ok e no. Però dipende dall'azione per dire dov'è la, tra virgolette, la barriera. Il mio prossimo cane sarà un border. Aiuto. No, non prenderei mai un border troppo intenso. Chiara, che si è connessa adesso su Instagram, ha un malin spettacolare. Mi piace un sacco il tuo malin. Il mio prossimo cane, già letto, c'è una pubblicità su Faccialibro di un cono per fare. Sì, l'ho visto. Per far fare la pipì ai cani maschi in casa, fermo restando che se volete far fare la pipì a un cane maschio in casa, traversina de merda che vieterei la vendita e bottiglia, la mettete e il cane ve la fa lì sopra. Ve lo sconsiglio perché i cani devono uscire per farla, appunto, preciso, quindi anche no. Se non sbaglio, una volta hai detto che il cane a circa 18 mesi può regredire anche se castrato? No, non ho mai detto una cosa del genere. Posso aver detto che intorno ai 7-8 mesi, quando arrivano gli ormoni, picchiano fuori di testa e tutta la vostra educazione, bello ciaone. Ma a 18 mesi una regressione, no, non la chiamerei regressione, è un risultato di un'educazione, una gestione non corretta, a meno che il cane non abbia qualcosa in corso che non sta tanto, tanto bene. Ho un border, quando capisce che devo uscire, trema per l'agitazione. Cosa posso fare? Cercare di capire se è un'agitazione positiva o negativa. E un trucco, prova a cambiare i posti dove vai. Una cosa che io per fortuna non ho un campo molto grande, ma un campo che è vicino a una zona molto ipostimolante. È il posto più bello che potessi avere, il posto bruttissimo, non c'è nessuno, zona industriale di una tristezza immane, però per me è utile per far vedere alle persone come i cani che anche di solito tirano subito come dei pazzi, portati lì riescono ad annusare calmi e tranquilli, perché non è il guinzaglio il problema, ma è il tipo di ambiente in cui li portiamo che manda in over i cani e quindi danno problemi. Ho una domanda a cui non so rispondere, ma i cuccioli nella pancia della mamma scodinzolano? Sai che non lo so, di sicuro hanno delle percezioni e ci sono degli studi riguardo agli ormoni, quindi se la mamma è stressata i cuccioli hanno un certo tipo di battito, piuttosto che proprio anche di come si dice? Di risposta una volta nati, quindi un po' più agitati, più ansiosi, eccetera, eccetera, che siano in grado di scodinzolare a pancia, direi di no, perché comunque lo scodinzolio è qualcosa che credo arrivi dopo, però chiederei a un veterinario o forse un allevatore. Perché è una delle cose che si vede. Ci sono delle fasi, i cuccioli nascono ciechi, sordi, cioè proprio delle talpettine. Controllerei, non lo so, non lo so. Sì, vado alla ricerca. Vedo che Instagram continua a crollare, mi spiace. Tra l'altro, mentre vi sto parlando, ho visto che è arrivata una risposta da una veterinaria comportamentalista con cui collaboro perché le ho chiesto per un consulto per un cane che forse. Andrà da loro, vi contatterà. Si può lavorare sulla tempra di un samoiedo cresciuta molto in deprivazione da cucciola? No, ma neanche se non fosse stata deprivazione. La tempra è
un tratto più definito dalla genetica che non dall'educazione. Io posso aumentare la concentrazione, ma la tempra posso dare più competenze, però la tempra è un'altra cosa e quindi oserei a pancia dire no. Giada, oggi abbiamo rigettato il giardino a casa nuova, ora è a prova di cucciolo. Bene. Elena, far interagire cani di taglia molto diversa o con modi diversi di giocare potrebbe essere pericoloso? Sì. E già il fatto che fai la domanda, sai la risposta. E io ho avuto un solo bruttissimo, pesantissimo incidente, finito nel peggiore dei modi, e per peggiore dei modi, peggiore dei modi, i cani giocavano. Labrador e piccolo levriero italiano. E il Labrador giocando correva guardando indietro e ha travolto il piccolo levriero italiano che non si è rialzato. E non c'è stata aggressività di nessun tipo, semplicemente 45 kg di Labrador sul collo, il collo ha fatto crack. Quindi lo farei? No. No, perché i cani sono tra l'altro cresciuti insieme, andavano d'accordissimo e il proprietario poi ha pianto tutte le lacrime del mondo, però più che avvisare che non era un mix sicuro, che fare? Labrador, femmina, 11 mesi, se vede un cane che già conosce tira per andare, altrimenti cammina tranquilla. La devo fermare, cercherei di capire come mai ha imparato a fare un errore di questo tipo. Ho qualche contatto di addestratore bravo a Genova, Skadog. Il vet ha consigliato dei calmanti, ma vorrei evitarli. Allora, Jack Russell, 9 anni, spaventata dai petardi e mi si attacca addosso per calmarla in qualche modo. Allora, se il veterinario è un comportamentalista e ti consiglia un farmaco, onestamente non saprei che dire. Se il veterinario generico ti ha consigliato un farmaco, e vuoi un secondo parere, vai da un veterinario comportamentalista. Ma se a quel punto diventano due veterinari, ti danno un consiglio, su una tipologia di lavoro, lo segui. Anche perché, ragazzi, siamo al 5 di novembre, arriva Capodanno e non c'è mandrake che tenga. In 2 mesi il lavoro sui fuochi d'artificio non lo fai e quindi sei già troppo sotto l'arrivo del Capodanno per poterti evitare un farmaco. E onestamente non vedo dove sia la remora nel voler evitare un farmaco. Se il cane non è in grado di stare sereno, e per fortuna esistono delle cose che gli possono aiutare, io lo userei, quindi problemi da quel punto di vista zero. E non sono pro farmaco, però se è una risorsa che può essere utilizzata, ben venga. Cane, 7 mesi con displasia lieve dell'anca, consigliata attività fisica moderata, cosa si intende? Dovevi chiederlo al veterinario che te la consigliava, anche perché che ne so, io non so nemmeno che cane è. Cioè, poi non ho le competenze mediche per dire queste cose. Quando da me vengono e mi chiamano per fare fisioterapia in piscina, io gestisco una piscina da oltre 12 anni, piscina per cani. Non ci penso neanche a mettermi a fare il lavoro del veterinario. E quando i veterinari mi chiamano per far fare terapia ai loro cani in piscina da me, io gli dico: tu mi dici esattamente che tipo di nuoto vuoi che faccia il cane, l'intensità, le tempistiche, ma sei tu il medico. Non sono io sono un trainer e non faccio il lavoro del medico. E quindi non è una cosa che posso, a cui posso risponderti io. Posso contattarla per delle informazioni? Certo, i miei contatti li trovate sul sito istruzionecinofila.it o sui vari social, c'è Linktree, cliccando lì trovate tutti i vari contatti. Eh sì, si chiamava 5. Si può educare un cane a non aggredire i gatti pitbull 2 anni circa? Dipende, se sono i gatti tuoi di casa c'è una chance, è comunque un lavorone da fare, non posso garantire sui cani e sui gatti che passano in giardino, lì il cane rischia di partire. Il gioco con la pallina è un buon gioco per i nostri cagnolini, quando dovrebbe durare? Allora, è uno dei giochi. Tu quanto ci metti a romperti le scatole a fare sempre lo stesso gioco? Io dopo una settimana che gioco lo stesso gioco un po' mi viene a noia.
Ecco, quindi cercherei di aumentare la varietà delle proposte che fai. Io adoro il tiremolla. Il mio cane gira sempre con intorno a se stesso, cioè gira su se stesso. Cercherei aiuto professionale subito. CAPS, cerca aiuto professionale subito, perché è un comportamento che in un attimo perde il controllo. Allora, rispondo alle ultime due domande, ragazzi, una su Instagram se volete scrivere qualche cosa e una su TikTok. Allora, il mio border quando lo lascio correre in spiaggia mi abbaia come se fosse una pecora del suo gregge, ci sta che lo pensi anche seriamente, può essere molto felice. Puoi cercare di, che ne so, lavorare con lui, giocare, fargli fare qualcosa di un po' più attivo che una semplice corsa, se un border magari... Quattro comandi gli fai piacere, ecco. Ci sono dei cani a cui dai dei comandi, ti guardano come dire: oh, ma ti prendevi un border? Ai border piace. Per i proprietari che soffrono di insonnia, quanto disturba il sonno del cane la TV accesa? Quindi il proprietario guarda la tele, quanto disturba il cane? Te lo dice il cane. A Obi non gliene può fregare di meno, adesso è qua di fianco a me. Ho parlato per quasi un'ora ormai e non ha fatto un plissé. Può esserci anche della musica, può esserci anche magari un film acceso che non gliene può fregare di meno a Obi. La mia vecchiettina, la Kelly se ne andava, si alzava, ci guardava come dire, disturbatori della quiete pubblica, si alzava e andava in un'altra stanza. Ragazzi, mi metto di nuovo all'opera. Sono più stanca di prima, non è che ne ho molta voglia, dico la verità, però la consegno martedì e purtroppo lavoro anche domani e lunedì e quindi devo per forza. La registrazione cercherò di metterla online su Instagram, anche se mi sa che questa andrà un po' male perché boh, non so bene. Quella di TikTok la caricherò sul mio canale YouTube, si chiama Istruzione Cinofila, lo trovate adesso con chiocciolina Istruzione Cinofila perché hanno introdotto questa novità anche di lì. Spero di aver risolto così, risposto a qualcuno di voi, ogni tanto metto il link delle domande su Instagram perché lì sono un po' meno attiva, se volete mi trovate più facilmente su TikTok. Buona serata a tutti, bau bau e buona domenica. Ciao! Ciao ragazzi! Ciao ciao!